Buongiorno, siamo in aeroporto. Io non ci credo che stava succedendo di nuovo, ragazzi. Cioè, io mi stavo perdendo un'altra volta la partenza di Gemma. Per fortuna lei sa il codice per entrare a casa. Quindi semplicemente ha aperto la porta e mi sono svegliata così. E ho messo l'allarme, ragazzi. Io non capisco cosa sta succedendo al mio telefono. Letteralmente sono saltata giù dal letto e sono venuta in pigiama. Sono messa solo un cappello. Quindi ora stanno lì facendo il check-in. Qui Corian, bla bla. E poi vi racconterò bene perché mi sento un po' scombussolata in questo momento. Letteralmente questo è il mio outfit. Cioè sono uscita con la maglia di Yugi. Cioè io devo venire in aeroporto con la maglia di Yugi, secondo voi? Non mi pare il caso, mai me lo sarei immaginato. Ma neanche se arrivassero loro in aeroporto verrei così probabilmente. Ovviamente che sia chiaro, pantalone e hug così, Allora bene meglio, ragazzi. Se poi vado pure un attimo al convenience store, tanto che pesano le valigie, che mi sento tutta all'appe. Neanche i denti mi sono lavata, cioè che schifo. Ovviamente non c'è bisogno che vi dica che sta pagando il sovrapprezzo dei bagagli. Entrambi, $200. Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma a parte c'è un gruppo di ragazzi sospetti, secondo me sono dei mezzi idol o aspiranti. Comunque, a parte questo, noi ridiamo e scherziamo, ma c'è gente realmente in pigiama. Nessuno viene giudicato, nessuno lo saprà mai, perché così proprio è impossibile, visto col mio cappottone gigante. Ecco cosa ho preso, questo, dove ci toglierò il formaggio perché di solito non mi piace mai questo qua, ci mettono dei sandwich. E questi mochi col cioccolato, solo perché entrano le gocce di cioccolato che sono buonissime, perché scrocchiettano buoni. Tra l'altro io rimango sempre incantata perché questo aeroporto è bellissimo. Guardate adesso per Natale, cioè non lo direste mai che è un aeroporto, è stupendo. Cioè stupendo. Ora loro sono al tax refund, quindi li vado a raggiungere. No ragazzi, mi sono appena accorta, il mio pantalone è tutto sporco. Siamo venuti in questo posto perché loro volevano mangiare, fa caldissimo. Eccomi qua. Amazing. Ora ci vogliamo prendere le nostre cose. Wow, it looks like, exactly like the one here. Ma è loro. Lei è ossessionata. Questo è il foie in realtà, tipo una cosa del fry mandù. Ragazzi, ne so cosa. Mi sono svegliata da riposino, mi sento tutta rincoglionita, passatemi il termine, perché io odio avere riposini pomeridiani. Tra l'altro ho dormito un'oretta e qualcosa, quindi peggio ancora, cioè vi sbalza proprio tutto quanto. Ma comunque ho finito di editare il video, quindi ho fatto tutto quello che dovevo fare, così adesso posso mangiare. Sto provando ad assaggiare questi, che sono dei mandù. Dovrebbe esserci all'interno il tofu e vediamo un attimino, credo ci sia dubu. Sì, dubbo ovviamente che è il tofu. Gianna li mangiava sempre, quindi vedremo come sono. Più che altro perché me ne ha lasciati un pochino, come vedete, nel freezer. Quindi ne ho aperti alcuni. Tanto qua ho anche lavato i piatti, tutte le robe. E mi è arrivato questo pacchetto di AliExpress, dove ho preso questa stampa per il ghiaccio a forma di orsetto. Voglio troppo farlo con il caffè, poi metterlo nel latte. Qua abbiamo l'assistente, oggi è molto triste. L'assistente è molto triste. Il video si è finito di esportare, quindi adesso lo metto subito a caricare. Sono le 5, quindi sono perfettamente in orario, perché adesso inizio poi anche a prepararmi, così per le 6:30 vado a prendere la metro, perché devo stare alle 7:30 a Gangnam e ci metto un'oretta. Sono arrivata in quel di Apujong, sto aspettando la Ross e come vedete piove, tutto bellissimo, meraviglioso. Mi sono fatto il viaggio in metro, per fortuna non era trafficata la metro oggi, strano ma vero, anche perché è un orario caldo, diciamo, solitamente, e invece no, quindi meglio così. Mi sono seduta entrambe le volte, è stato molto piacevole. Detto ciò, aspetto che arrivi la mia amica, che non so bene dove sia onestamente, visto che mi ha detto sono uscita di casa e letteralmente qui c'è casa sua,
quindi dovrebbe essere vicina. E poi raggiungiamo appunto il nostro capo dell'agenzia Will e la nostra manager per fare questa cena di lavoro. Non so bene di cosa dovremo parlare, cioè devo essere onesta, magari dopo se riesco, se posso più che altro vi spiegherò. Staremo a vedere, è tutta una sorpresa. Poi non mi metto a fuoco oggi perché sto su questa scritta particolare. Vediamo. Che carino. Ma chi c'è qua? La patapulce e il mio bambino preferito. Dopo il mio bambino. Guarda, 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 guarda. Guardala, guardala, guardala. La pazza Stormy. Pazza, pazza. Pazza! Come starai con tuo cugino 3 settimane? Voglio proprio vedere, guarda. Guarda, guarda la pazza. Siamo tornati adesso dalla cena, un vento che non vi dico. La mia amica adesso sta uscendo. Io. Eccomi. Io che sto sbagliando, il problema. Ciao, queste sono le nostre facce dopo il vento. Il vento, la Siberia. Ora mi riacclimo un attimo e tra un po' ripartirò per la mia imbarcata. Sit, wait, wait. No, Stormy. Sit, wait. Wait. Ti devi sedere e devi aspettare. Sit and wait. Quanto è bravo il signore. Ma il signore è bravissimo. Ci devi separare. Vediamo quanto ci mette. 0 secondi. Ma sei velocissima, Stormy. Tornata a casa, mi sono resa conto che oggi ho mangiato quasi solo cose vegane, perché il ristorante di stasera era tutto vegano, i raviolini che ho mangiato anche a pranzo erano col tofu, quindi vegani. Adoro, Ilaria, si può fare una vita vegana, non che sia la mia preferita, però comunque. Allora, è 00:10, sono tornata a casa da poco, ho dato da mangiare adesso ad Ami che sta mangiando, così poi lo porto fuori, si svuota. E ciao, sono sveglia da esattamente 22 ore, quindi un'intera giornata quasi, e devo dire che provo emozioni contrastanti, perché mi sento stanca, cioè tutti i viaggi in metro che ho fatto oggi da stamattina, adesso che sono tornata prima ad andare, così li ho fatti tutti un po' sonnolenza, però allo stesso tempo sento che ho ancora da dare a questa giornata, quindi probabilmente finirò di incartare i regali che non ho incartato ieri e continuerò a guardare The Vampire Diaries. Forse farò una diretta su Instagram perché è un po' che non la faccio, col fatto che sono truccata ne approfitto, però prima il gol adesso è portare fuori ovviamente Ami. Comunque vi faccio vedere il regalino che ci ha fatto Will, che è appunto il capo della nostra agenzia qui in Corea. Molto 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 carino. Mai ricevuto qualcosa da Chanel, quindi questa è la mia prima volta. Merry Christmas Ilaria, troppo troppo carino. Questo qui è il regalino in questione, è una crema mani che ha una forma molto particolare. Adesso sono tantissimo queste creme mani fatte tipo a, io le chiamo ovetto, non so come altro definirle. Io sono ossessionata alle creme mani, sono molto contenta di averne ricevuta una così prestigiosa, perché ora non so esattamente quanto sia il costo, lo cercherò perché ovviamente sono una persona curiosa, ma farò finta di non cercarlo. Se siete curiosi andatelo a cercare anche voi. All'applicatore così dovrebbe erogare, perché questa parte è tipo molliccia, vedete? Eccolo qui. L'odore è molto, molto fresco, sa tipo di pulito. Forse c'è il bergamotto, non lo so, sapete? C'ha un odore intenso ma non troppo forte. Bello, bello, testeremo, promeremo. Sta, la metto in borsetta. Adesso sta continuando ad odorarmi perché ovviamente sente l'odore di Stormy e di cuccino. Scusi, lei non ha finito mica di fare la pappa, signore. Che cos'è questa, la crema, la senti? La cremina? Che cosa sono quei due crocchetti lì? Perché, guardate, ci sono due crocchetti. Perché ci sono due crocchetti e uno lì vicino alla ciotolina? La pappa. E corre sul divano, ovviamente. Non è la pappa quella. Ecco qua, adesso si deve pulire tutta la faccia. Ok, visto che a quanto pare il signore ha finito, anche se non ha finito, però vabbè, lo porteremo fuori. Beh, ecco perché odio i pisolini. Sono esattamente le 3:20 di mattina. E non riesco ad andare a dormire. Cioè proprio non ho sonno. Ho provato. Poi sono venuta qui sul divano e ho detto no, continuo a guardare The Vampire Diaries. Oddio, c'è che è cascato letteralmente, ragazzi. Ho visto la sua ultima diretta. Mi è arrivata la notifica in ritardo,
come sempre, ma ce l'ho fatta a vedere almeno i saluti finali. Oggi Namjoon e Taehyung sono andati al militare, domani vanno JK e Jimin. Sto cercando di creare una corazza, ma dentro sono distrutta, ve lo dico, cioè, l'apparenza inganna. Comunque, detto ciò, comunque io spero di andare a dormire presto. Domani ci sentiamo e possiamo fare qualcosina. Per ora vi mando un bacio grande e ci vediamo al video di domani. Ciao!